Fano e Pesaro dall'11 al 14 luglio ospiteranno le finali nazionali dei campionati di categoria di calcio a 11 e calcio a 7, coinvolti 300 atleti provenienti da 11 regioni d'Italia, due le squadre portabandiera della regione Marche, entrambe nel calcio a 7, in cui sono previsti gironi con partite di sola andata. Sicuramente è un importante appuntamento per noi perché era lontano 2010 quando il centro sportivo italiano nazionale era venuto qui sul territorio di Pesaro e non solo a fare questi campionati di squadra. Per noi è un orgoglio, l'abbiamo voluto fortemente perché siamo entrati nell'80esimo di fondazione del Comitato Provinciale Pesaro Urbino, l'abbiamo voluto fortemente a Pesaro in primis perché comunque con l'amministrazione comunale di Pesaro, che ringrazio pubblicamente, abbiamo iniziato ormai da 3-4 anni una collaborazione, ma abbiamo voluto svilupparlo anche su Fano perché è la storia, la nostra, dove siamo nati nel lontano 44. Quindi per noi aver accolto l'occasione di unire il comune di Pesaro e il comune di Fano, che distano pochi chilometri, c'è una grossa diatriba, no? Tifoserie sportive e altro, ma riuscire a metterle insieme per noi è un grosso orgoglio. Fari puntati nel girone B sui fanesi della CRP Impianti San Cristoforo Marche, che dopo essersi laureati campioni regionali debutteranno giovedì al Montesi di Sant'Orso alle ore 17 nel match contro una formazione di Perugia. Nel girone A un'altra marchigiana del CSI Macerata, che debutterà giovedì 11 luglio sui campi di Treponti a Fano contro l'Hellas Verbania. Sabato pomeriggio il campionato nazionale di calcio a 7 vedrà le semifinali incrociate tra le prime e le seconde classificate nei due gironi. Quindi le perdenti giocheranno domenica 14 luglio per il bronzo al Montesi, mentre a Treponti si disputerà la finale scudetto fra le vincenti. Nel calcio a 11, 9 squadre finaliste suddivise in un girone di 5 squadre e un girone di 4 squadre, anche qui con la formula all'italiana semplice con partite di sola andata. Domenica 14 luglio il match scudetto di calcio a 11 si disputerà presso lo stadio Benelli di Pesaro, mentre il bronzo si giocherà sui campi di Santa Veneranda. Voglio anche aggiungere che quest'anno, proprio per gli 80 anni del CSI, come presidenza regionale abbiamo voluto portare anche altri eventi di carattere nazionale sul territorio. Abbiamo iniziato già da gennaio con il campionato nazionale di ciclocross, siamo proseguiti poi per maggio e giugno con la ginnastica ritmica artistica a Urbino, e questo è un po' il coronamento di tutto questo impegno che ci ha visti, ecco, in campo per la prima parte dell'anno. Domenica, al termine delle finali, ci sarà il pranzo al ristorante Utopia al Parco Miralfiore di Pesaro, a seguire la cerimonia di premiazione che concluderà un lunghissimo weekend di sport.